Cosa vi spieghiamo in questo video? Dei contanti, dei soldi. Vi spieghiamo i soldi. Quando venite in Giappone, infatti, mi chiedete sempre: ma quanto vale questo, quanto vale quell'altro? Mentre queste qua, che poi vabbè, qui si vede bene, sulle monete siete spesso incerti. Cominciamo da uno yen, eh? Uno yen. Tutte le monete c'è scritto in che anno sono state coniate. In che anno è questa qui? Showa 50. Oh, mio anno. Il tuo? Gojuyon? 1979. Questo è del 1979. Vale 1 yen e non ci fate niente. È la Poi moneta che serve per buttare nei tempi, però dopo ne diciamo un'altra. grammi. Un grammo, sì. A volte vi ci danno il resto quando andate nel combini così, ma ormai non ha nessun valore. Serve per essere tirata quando andate a Kinkakuji. Questa, vabbè, ve la buttate via così, però poi c'è da specificare che quella da tirare. Specifica questa qua, perché porta fortuna? Perché porta fortuna? Perché 5 yen, questo è 5 yen. E vedete, qua c'è scritto, mi chiedete sempre: ma quanto vale questa? C'è scritto, dico sempre, però è scritto in giapponese, sono 5 yen. 5 yen e sono goen. Goen. Goen è come la Legame, fortuna, legame, come sì. la buona fortuna. E questa di che anno è? 53. Quindi questa è del 1970. 88, mentre So. questa era del 1979. Qui sopra c'è rappresentato il riso e questa qui c'è una pianta che non mi ricordo come si chiama questa pianta, ma No, non è detto che che sia quella. quale, Ok. solo un albero nuovo, giovane. Passiamo invece alla moneta da 10 yen. 10 yen che reca sopra il Byodo-in, che è un tempio molto famoso che trovate a Uji. Che anno è questa qui? Guardaci te per bene, non riesci a metterla a fuoco se la vedo. Quindi questa qui è del 1991, questa moneta qua più o meno, perché 6-2 dovrebbe, o il 90 al 91. 50 yen c'è sopra il crisantemo, che è il simbolo della famiglia imperiale. Ed è bucata anche questa qui, vedete qua c'è scritto 50. Anzi, l'unica che non c'è scritta è questa qua. Questa invece di che anno è? 1980. 1980, 50 yen. Passiamo ai 100 yen, sono 60 centesimi. Qui abbiamo i sakura, che sono un simbolo del paese, fiori di ciliegio. Questa mi pare che abbiamo visto che è quella più vecchia che abbiamo disponibile qua. Gira? Showa? 49. Yonju-yonnen, quindi 1970... 69, scusa, 69. Come mai Showa stiamo dicendo questo qui? Perché non tutti possono saperlo. A ogni morte di imperatore si cambia il nome dell'era. Heisei era l'imperatore prima, 1989-2019. Questo invece è il regno di Hirohito, vuol dire che qui eravamo nel 44esimo anno del regno di Hirohito, che parte dal 1926 e finisce nel 1989. 100 yen abbiamo detto ci sono i fiori di ciliegio, 500 yen abbiamo il Kiri, che è la Paulonia, mi sa che si traduce così, però di dietro c'è il fiore, l'albero del mandarino, si chiama Tachibana, e il bambù. bambù. E il bambù. Qui siamo già qui siamo sui 60 centesimi e qui siamo sui 7, 5, 30, sui più di 3 euro, insomma, siamo, eh. Questo è di Heisei Sanjūnen. E sei Sanjūnen, quindi è uno degli ultimi anni, quindi Però 2000, hanno 2018, 17 forse. di fatto 500 yen, L'hanno fatto nuovi, sì. quindi questo è già vecchio. Passiamo adesso a quelli grossi. Partiamo dai 1000 yen, quelli che troverete più spesso. Qui abbiamo, vedete, qua c'è scritto 100 yen, qui è scritto così 1000 yen, e qui dietro c'è il Monte Fuji, Fuji-san, bravo mio. Mentre questo qua è Noguchi Hiryo, che è un batteriologo, virologo, persona scienziato giapponese molto importante. Famoso appunto per aver condotto studi sia sulla sifilide che sulla febbre gialla, che anche sul vaccino della poliomielite, anche se non è suo. Comunque è un grande batteriologo giapponese, insomma ha fatto diversi studi sulla materia. Passiamo ai 2000 yen. 2000 yen che sono rari in Giappone e che nessuno vuole, tra l'altro. E infatti l'hanno mandati tutti all'estero, credo. Infatti tutte le persone che vengono in Giappone dall'Italia sono sempre pieni di banconote da 2000 yen. Non le stampano dal 2000, da quando venne coniata, per celebrare il G8 che si svolse ad Okinawa. Qui appunto c'è questo qui che è Naha, e qui dietro abbiamo Murasaki Shikibu, che è insomma il personaggio principale del Genji Monogatari, che è un romanzo famosissimo in Giappone. Qui siamo sui 12 euro più o meno. Passiamo ai 5000 yen. Qui vedete Gosen, però c'è sempre scritto normale. Questa qui invece è Ibuchi Ichio.
che è una delle prime poetesse riconosciute, cioè una delle prime donne che era riconosciuta durante il periodo Meiji, quindi il periodo che va dal 1868 al 1910, persona molto importante per quanto riguarda la letteratura e comunque la società giapponese. Passiamo ai 10.000 yen, questo qua è Fukuzawa Yukichi, grazie mille Miwa, ed è una persona molto importante, sempre legata allo stesso periodo storico di Higuchi Ichiyo. Come mai è importante? Perché è filosofo, poeta, eccetera, le sue idee e la sua concezione dell'amministrazione del governo e di come si manda avanti lo Stato sono alla base del Giappone moderno. Oltretutto ha anche fondato, sai? Sì. L'università della Keio, che è una delle tre università di Tokyo più importanti che ci sono. C'è da dire qualcos'altro? Hai fatto vedere dietro? No, non l'ho fatto vedere dietro, effettivamente. Dietro di 5.000 yen c'è un fiore che si chiama Kakitsubata, è iris giapponese, ma è... Questo è dipinto by Korin Ogata, un famoso pittore giapponese. Questo qui invece è la fenice, che in giapponese dice Hoho, che è sul tetto di questo tempio qua, del Byodo-in di Uji. Ok? Quindi questo qui è un excursus su tutte le monete che trovate e le banconote che trovate in Giappone. Quando andate a un matrimonio, che dovete fare con queste banconote? Si deve andare al banco. E si deve cambiare soldi nuovi, ma non nuovi di bancomat, nuovi proprio di stampa, sì. Perché sennò porta sfortuna, non vanno piegati, vanno messi in un certo modo dentro la busta, no, giusto? Per far mostrare cortesia che si aspettava tanto. Sì, però non devono essere rovinati come questo, no? Quindi non devono essere piegati, vanno poi messi dentro una busta particolare. Poi la faccia deve essere sopra. E si possono regalare cifre pari? 40.000 yen? No, vedi, no, questo volevo farti dire. 30.000 o 50.000, anche 20.000, va bene. I pari porta sfortuna, sono divisibili perfettamente per due, quindi porterebbe sfortuna alla coppia. Due va bene perché come nel doppio, no? Quindi casane per due va bene, però... un po' da studenti. Per questo video è tutto, spero che vi sia stato utile. Quando verrete in Giappone, comunque, tanto so che mi chiederete ma questa quanto vale, vi risponderò: c'è scritto, sono 5 yen, è scritto in giapponese. Vabbè. Ci vediamo al prossimo video da Giappone. Ciao ciao. Miwa. Ciao ciao.